Milano e il cibo, è sempre difficile portare contenuti in queste grandi città blasonate da contenuti, content creator. Quando si parla di cibo si pensa subito al cibo internazionale come hamburger, kebab, cinese o comunque pizza. Questi cibi che non rimandano direttamente a tradizione culinaria milanese o comunque della Lombardia. Questo mi dispiace, anche il futuro dell'anno scorso ci hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca perché non siamo riusciti a assaggiare la vera cucina milanese e perciò sono tornato con il format delle trattorie nascoste. Ve l'ho chiesto su Instagram di consigliarmi un po' di nomi, mi avete consigliati tantissimi, a mia sorpresa mi ispiravano tantissimo tutte e si trovavano proprio qui in città, quindi anche abbordabili per i turisti. Però oggi abbiamo un ospite speciale, un milanese doc nato a San Siro, cresciuto a Milano, che non c'entra niente con i social, è un mio conoscente, diciamo, di famiglia. È il mitico Marco che ci accompagnerà a una trattoria consigliata, cioè che conosce lui, quindi saremo tutti nelle sue mani oggi. E ci porterà in una trattoria appena fuori da Milano, in una località che ancora non ho capito bene il nome. Ho visto le foto su Google, mi ispira di brutto, è proprio nascosta. E secondo me ci regalerà molte soddisfazioni. E niente, io spero che ne valga la pena e iniziamo. Non vedo l'ora. Programmi per oggi. Se tu parti dalla DAS, ci sono due navigli. Uno è il naviglio grande e l'altro è il naviglio pavese. Se prendi il naviglio grande, che è quello, diciamo, dove c'è un po' la movida, via Ludovico il Moro, okay, tiri sempre dritto. E lì il primo paese è Bucinasco. Adesso stai filmando di lì o di qua? Di qua. E noi? Sì. Stiamo colloquiando? Colloquiamo. Perciò Bucinasco è uno dei primi paesini che si trova dopo Milano. Sì. Io non so, alla fine si opta per quello che abbiamo scelto ieri, Santoro? Sì, Santoro Arcangelo. Trattoria di che tipo? È una trattoria tipica della Milano di frontiera. Si mangia un po' alla buona, soprattutto a mezzogiorno, dove il menù è soprattutto fatto per chi a mezzogiorno si ferma durante il lavoro. Siamo proprio usciti, ci scordiamo la Milano, la città di Milano, metropolitana. Siamo arrivati nella parte campagnola. Non so se viene dai campi o da una stalla, ma arriva un notevole odore di letame. Bello. Antica trattoria Santoro Arcangelo. L'insegna così arrugginita è molto molto bella. C'è la scritta Prestino Posteria, stia a significare la vendita nei tempi passati anche di pane e di alimentari. Milano il prestinaio è il panettiere. Ah, ok. E si sente l'odore? Sì, la presa sì. Grazie. Ragazzi, ma sembra di essere entrato tipo in un podere di qualche contadino. È bellissimo. Dove lui mi ha chiesto di trovare. Io vengo a mangiare a mio cliente da 20 anni. Qua, se vuoi anche dove si è fermato Gesù Cristo, qua si avvicina. Qua la specialità è il salame d'asino, che adesso vi chiedo adesso se ce l'ha, che adesso lo assaggiamo. Perché mi stasera col passato di verdura. E poi la specialità qua è lo stracotto d'asino. Okay. Fanno la polenta con lo stracotto. Adesso non è che sia il massimo. Vabbè, non è, ma però, sempre bello. Siamo qua, Angelino! Vino e acqua. Ma no, non ce ne frega niente, noi siamo... Da quant'è che siete aperti qui? Questo spazio, okay, questa è una frazione del comune di Bucinasco, si chiama Gudo Gambaredo, è sempre stato un punto di ristorazione, panificio, e 100 anni fa, il secolo scorso all'inizio, dove c'era una cascina e un punto di vendita, perché prima non c'era grande distribuzione, Carrefour, eccetera. Ogni area c'era un centro dove la gente doveva mangiare. Infatti che ludi. Che qua era, c'è scritto Prestino e Posteria perché qui era un ipermercato dei vecchi tempi. Carrefour degli anni venti. Per tradizione, per rimandare, per vari gestori, e sono arrivato anch'io e sono qui a 35 anni. Però Marco, io in freezer non metto un c***o di niente. Fai bene. Ti faccio un'altra roba. Ti faccio un'altra roba. Ci deve avere il suo sapore vero,
fresco, profumato. Guarda che la trattoria è più faticosa del ristorante. Porca vacca, no, è vero. Bisogna lavorare di brutto in trattoria. Sì. Poi io non ho il menù, sai perché? Perché riesco a accontentare tutti i clienti. Uno vuole una cosa, uno vuole l'altro, uno vuole l'altro, uno vuole l'altro. E ci sta ben meno tre cose. Sì, sì, è vero, è vero. È più facile. Mi preparo quattro, tre cose. Ogni giorno sempre le stesse. No, per me va dalla grande. Invece, scusate l'espressione, il cucino ce la fa sul mazzo. Check del bagno, abbastanza normale, mi aspettavo la turca, però vabbè così, cioè l'esterno io adesso lo voglio spulciare per bene perché c'è roba. Cioè raga, io questo posto non ho parole per descriverlo, sembra tipo di essere all'interno di una scenografia di un film del Far West. Ci sono delle robe che, cioè, non sono dell'incredibile. Questo fienile con sopra i mobili, una poltrona, poi questo angolino con questa sedia, questa lampada. Cioè, perché questo specchio è qui adesso? Non si sa, ma questo è il bello. Io sto volando, cioè è un posto incredibile. Ma cosa ti ho portato qui? Ah! Questo è tomino di capra. L'artiglieria pesante, quindi. Questo lo chiamano gorgonzola, ma in realtà è un taleggio. Questo è erborinato di capra. Questo viene dalla parte del lecchese. Questi sono i tomini. Carini questi, dai. Cosa ti ho portato qua? Ma cosa ti ho portato qui? Piccolo io, negli anni 60, c'era questa modalità di andare a mangiare il salame al pomeriggio, la coppa, salame, perché arrivavano in genere, l'unico hobby era andare a pescare. Per cui cosa facevano? I pescatori finivano verso le 2, le 3, tornavano a casa e cosa facevano? Non avevano mangiato ancora a mezzogiorno, andavano a mangiare nei bar, quelli che si chiamavano un po' i trani a Milano, per quello. E allora mangiavano tutti gli affettati, formaggi. Oddio. E nascevano questi posti un po' fuori mano, dove magari si incontravano tutti i pescatori e se la raccontavano che avevano preso il pesce. Allora questo qui è il cacciatorino d'asino. C'è della maestria, cioè io ignorantemente avete tagliato gli stellini. No, prima lo peliamo, poi dopo. Allora, intanto deve venire via bene il budello. Ok. E quando viene via bene vuol dire che è stato fatto con un budello buono ed è ben stagionato. Un po' a tocchelli grossi. A te magari piace fine. No, vabbè, io butto dentro. Poi ci sono gli esagerati che preferiscono il taglio di un dito. Un dito? Cioè in che senso? Per spessore. Ah, così? Sì, una roba così. Perché va? E sentiamolo. Bello saporito, cremoso, poi alla fine c'è leggero pizzicantino. Ti stuzzica proprio la punta della lingua. Quello è quello delle ultime. Ottimo. È buono? È buono. Perciò abbiamo iniziato con questo salamino d'asino. Adesso abbiamo ordinato, ovviamente è menù, l'ho detto a voce, non ci hanno proprio neanche portato un pezzo di carta. E piatti tipici della tradizione. Posto spettacolare. Adesso bisogna sentire il cibo. Lo mangio oppure... Lo metti in mezzo al pane. No, io okay. Sandro so che quando sono giù... Grazie. No, ma io non so. Eccolo qua. Là. Erborinato di capra. Un po' delicatissimo. Cioè uno si aspetta il gorgonzola che puzzi in maniera allucinante. E sapore. 24 ma poi ha fatto sentire. Porca vacca. Uno schiaffetto proprio. Così un... Vedi il colore come cambia, vicino alla crosta diventa più scuro e lì il sapore è leggermente più amarognolo. La crosta è comunque morbida, probabilmente anche più buona del formaggio stesso. Bello, no? Perché poi quando addenti proprio la muffa ti arriva la botta di sapore. Grazie mille. Grazie. Questi qui sono? Questi qui sono ravioli di magro. Di magro che vuol dire? È perché c'è, invece di esserci della carne, c'è del... Ah, ok, ok. C'è della verdura. Questo risotto è con? Con provolone e radicchio. Adesso questo radicchio rosso.
ravioli di magro annegati nel burro con il ripieno che dovrebbero essere o erbette o lo spinaci. Qui è sotto via il ripieno molto denso, non è il classico ripieno che c'è ricotta e spinaci nei soliti anche tortelli e maremmani. Questo lo so, i tortelli sono un impasto troppo spesso per me. Troppo spesso, per me sì, si fa un change addirittura. Questo risotto mi ha messo curiosità. C'è una frase bellissima che dice: non c'è trippa per gatti. E probabilmente deriva dal momento in cui non c'era neanche da mangiare così a Milano. Non si trovava neanche più la trippa, che era una parte di alimentare che veniva buttata via e data ai gatti. Quindi la povera gente alla fine cosa faceva? Si contendeva la trippa con quei gatti. Quando le persone si aggregano in una quantità notevole in un posto, la prima cosa che viene a mancare è il cibo. Risotto tanta roba, molto buono. Il radicchio, poi c'è anche la cipolla che dà quel tocco leggermente dolce. Bello cremoso in bocca. Ok, questa qui è la roba seria. I secondi, qui abbiamo un bello stracotto d'asino con polenta, proprio sommersa. La carne è completamente atomizzata, non si riconosce neanche più. E poi qui abbiamo un bel vitello tonnato, bello bello, con tutti i capperini così sopra. E poi patate arrosto. Allora, io direi anche buon appetito a tutti. Mi è piaciuto atomizzato, vero? Vero. Anche questo vitello tonnato bello corposo con la maionese cremosa, e poi dopo arriva una bella botta pezzo data dai capperi. Le cose che a me piacciono troppo, anche che si nasce a questo giusto stracottino che mi ispira di brutto. Adesso con questo stracotto d'asino sì che si ragiona. Raga, questa è poesia. Questa per me, che profumo, arriva proprio l'odore, il profumo di cibo super cotto. Questo è molto buono. Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Questa è la cucina milanese che mi mancava e che volevo trovare. Questo racotto d'asino per me è il piatto più buono oggi. Oh, anche i secondi spazzati via. E adesso si conclude con il dolcettino. Olle. Torta di mele fatta in casa. Bella soffice, cremosa, ancora tiepida. Ho curiosità, i mobili sopra, come mai questi? Allora, anche questo qui è un altro tema. Un'altra storia, eh? Mio figlio fa il restauratore. Quando va a ritirare i mobili dalla cantina della signora Mariuccia, umidità, non ha mai preso il sole, poi se li prende la cantina, li mette a posto, dopo due mesi i mobili sono tutte stracagnate, perdono il colore, assorbono troppo. Allora mettendolo di caldo, freddo, acqua e vento, si stagionano. Quindi c'è, sono lì tipo a stagionare questi mobili, come formaggio. Bellissimo. Che storia, ragazzi, che storie che si trovano a giro per l'Italia. Infinita, storia infinita. Francesco, è stato veramente un piacere. Basta essere veri. Sì, esatto, veri e sinceri, esatto. Veri, sì, ma mai vergognarsi. Ognuno delle proprie capacità, mai vergognarsi. Bisogna essere veri e tu vai contro il muro e si spacca il muro. Esatto. Ciao, è stato Francesco. Un piacere, buona giornata. Ciao. Cangelo Santoro, conto finale. Bellissimo. Conto finale per tutto quello che abbiamo mangiato, 45 euro, quindi prezzo davvero super onesto secondo me. Agudo. Fateci un salto perché merita di brutto. Grazie mille, davvero. Ci sentiamo, è stato un piacere. Ciao Marco. Porca vacca, ragazzi, che abbiocco che mi era preso in macchina. Però bello così, giusto che ci sia l'abbiocco post pranzo.